Tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi siamo qua e vi registro per la seconda volta perché, come vi ho anticipato su Instagram, questo video doveva già uscire martedì. Ho avuto dei problemi col computer, quindi mi si è anche cancellato il video, quindi lo registro di nuovo. Come potete notare, ho già il mascara perché appunto mi ero già truccata stamattina, però niente, scusate se mi tocco i capelli, ma sono sudata, c'è un caldo fotonico. Comunque, parto subito, partiamo subito col video. Allora, sulle guance ho come illuminante Baby Glow di Nabla, come fondotinta il mio solito di Catrice, correttori sempre di Nabla, e poi li vedremo in un video perché mi piacciono molto, levigano molto la zona, però ho notato che soprattutto il light peach, facendo un po' di baking, si ossida leggermente, però evitando di fare il baking è stupendo, mi piacciono davvero tanto. E sulle guance l'ho utilizzato un po' a mo' di blush, leggermente come bronzer, lo Sweetie Pie di Too Faced, l'avete visto in un video haul, è bellissimo perché prelevando tutto insieme viene questo colore, non so se riuscite a notare, bellissimo. Allora, oggi facciamo un trucco occhi con la Naked Hit, una palette stupenda, mi piace tantissimo tirarla fuori anche in questa stagione perché trovo che non sia solo una palette autunnale ma che abbia dei colori comunque caldi, molto belli anche per questa stagione qua. E adesso facciamo qualcosina, faccio un po' di zoom sugli occhi. Ok. Allora, mi sono dimenticata di prendere il mio solito specchio, quindi utilizzerò lo specchio della palette, sperando che poi voi vediate qualcosa. Comunque, mi organizzo. Allora, iniziamo subito, l'avevo già un pochino messo stamattina, però lo andiamo a riapplicare. Vado a prendere il primo colore, il più chiaro, lo vado a mettere su tutto l'occhio. Anzi, facciamo che utilizzo questo specchio, così essendo un po' più piccolino riuscite forse a vedere meglio. Lo vado a mettere su tutto l'occhio in modo che vado ad opacizzare, a fissare non il primer, perché io, lo sapete, spesso utilizzo il correttore, quindi anche qui ho i correttori di Nabla. La cipria la indosso anche oggi, della Close Up di Nabla, mi piace tantissimo l'effetto che fa, mi tiene opaca tanto. Poi con un pennello da sfumatura, e direi che andiamo ad utilizzare questo qua, che è il 227 di Zoeva, vado a prelevare, a fare un mix tra questi due e inizio a fare la mia sfumatura di transizione. Quindi faccio un po' un mix tra tutte e due, sbatto l'eccesso perché è una palette leggermente polverosa, sì, così magari vedete, è leggermente polverosa ma niente di eccessivo. Inizio a crearmi appunto la mia transizione, mi piace tanto come palette, devo dirvi la verità. Così riuscite forse a vedere meglio. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Qui a Genova oggi c'è il sole, ma è un sole che va e viene, ma si crepa di caldo. Io ho questo ciuffo che mi dà fastidio, ma va bene. Ok, sfumo. Quando sfumate gli ombretti non schiacciate il pennello, proprio appoggiatelo e fa già il lavoro da solo praticamente. Ok, vado un attimino a prendere Cayenne, che è questo colore qui, e inizio a intensificarmi leggermente la parte esterna dell'occhio. Non so ancora bene di preciso cosa fare, Adesso vediamo. Prendo appunto questo e vado, mi tengo un po' più bassa rispetto alle sfumature precedenti.
Questa palette è una palette ottima, ovviamente come vi dicevo già nella recensione, perché trovate la recensione di questa palette qui appunto sul canale, ve l'avevo già girata, è ottima, mi piace tantissimo, è una garanzia, nel senso che gli ombretti non vanno nelle pieghe, durano completamente tutta la giornata, il trucco senza andare a sbavare. E mi piace un sacco, do una sfumatura un attimino generale, ok. Adesso mi vado a prendere En Fuego, che è un colore ancora un po' più scuro, con una punta un po' più di rosso, sempre con lo stesso pennello, puccio leggermente, sbatto l'eccesso e vado solo qua nell'angolo esterno dell'occhio, proprio solo nella parte finale. Oggi mi sa che non sentirete il rumore dei cani perché ne ho solo una, perché le altre due sono a fare il vaccino da veterinario. Ne ho solo una che è la più vecchiotta e sta facendo la nanna. Forse potreste forse sentire russare, non ne sono sicura, ma spero che stiate vedendo qualcosa. Con questo mi concentro nella parte finale. Voglio un trucco intenso ma non eccessivamente scuro, perché comunque sto, è un trucco da giorno e voglio sì l'intensità, però adesso pulisco leggermente lo stesso pennello, oppure magari ne prendo un altro, aspettate, ma usiamo sempre lo stesso, che con un pennello si riesce comunque a far bene tutto. Lo scarico leggermente, senza prelevare prodotto, vado soltanto nei contorni a sfumare, ok? Semplicemente i contorni, non vado sopra al colore perché altrimenti lo andiamo a scaricare del tutto, e invece io voglio che rimanga dove è intenso, rimanga bello bello intenso. Prendo un attimino di En Fuego ancora e lo aggiungo qua in questo occhio qua, perché noto che ce n'è, è meno intenso. Scusate, che mi guardo solo alla luce. Ok, scarico di nuovo il pennello, vado a sfumarlo, ad amalgamarlo con tutto il resto del trucco. Mi è dispiaciuto appunto non essere riuscita a caricarlo per martedì, perché mi era stato richiesto da due ragazze. Allora, una si chiama, se non mi sbaglio, Francesca, e ti mando un bacione. E l'altra è Martina Sacco, ciao Martina, che ha un profilo Instagram e un canale qua su YouTube, vi straconsiglio di andarla a vedere. E quindi mi faceva veramente piacere realizzare le vostre richieste. Poi, perché chiudo lo specchio, va bene. Adesso vado a prendere con un pennellino, dove sei pennellino? Oh, uso te, vediamo. Se qualcuno di voi avesse questa palette, mi scriva qua sotto come si trova, se vi piace, se vi trovate bene. Vado a prendere un pennellino sempre piatto, ma un po' più piccolino. Questo qua è il 237 di Zoeva. E inizio a mettere un po' qualche colore luminoso. Allora, vado a prendere questo qua. Utilizzerò tutti e tre i colori luminosi. Quindi vado a prelevare prima questo, poi andrò a prendere questo e poi questo. Li voglio utilizzare tutti e tre. Quindi andiamo a prendere questo qui. Lo prelevo un po'. E lo vado a mettere qua, proprio a cavallo con il colore più scuro che abbiamo messo. Per dargli un po' di luminosità.
Questo tra l'altro è uno dei miei colori preferiti di questa palette, mi piace tantissimo. È molto molto bello. Spero che stiate vedendo qualcosa. Lo vado a tamponare, lo vado proprio a pressare. Ok, messo questo, vado a prendere quello subito dopo. Questo qua. Scarico un po' il pennello, quindi utilizzo sempre lo stesso pennellino. E inizio ad andare un po' più avanti. Scusate. State vedendo qualcosa? Aspettate. Magari facevo così. Vado proprio a cavallo con l'altro. Ok, me lo metto praticamente qui al centro, in modo di avere anche un degradé di colore. In questo caso non vado ad applicare il mascara, però ci stanno veramente molto bene sia Mantra che Original Sin, che avete già visto in svariati look qua sul mio canale, che sono i Dazzle Liner di Nabla, ci stanno benissimo. Oppure ci sta bene per dare un pop di colore, quindi smorzare il caldo della palette, Royal Blood sempre di Nabla. Secondo me ci starebbe benissimo anche quello, che va proprio a smorzare un pochino il caldo e va a dare un tocco freddo al trucco. Adesso vado a prendere quello luminoso più chiaro che c'è, quindi lui, e lo vado a mettere all'inizio dell'occhio. In questo modo qua. Sono ombretti stupendi, mi piace veramente molto, ve la stra consiglio. Poi prendo un attimino di nuovo il primo, lo vado a ripassare un po' qua in quest'occhio, perché ho la luce che mi arriva di qua, in questo vedo un pochino meno, comunque direi che ci potremmo quasi essere. Poi fanno leggermente fallout, quindi io con il pennello da cipria cerco di levarmi il fallout che mi ha fatto. Poi prendo un pizzico di blush, se vedo che non viene proprio iper bene il fallout, mi vado a ridare un attimo di blush. Non mi trucco l'occhio sotto, perché soprattutto in estate non preferisco non farlo. Allora, do di nuovo col primo pennello Izzo Eva che abbiamo usato, do una sfumata di nuovo generale al trucco. Ok, proprio soltanto nei bordi. Poi con il pennello che trovate, vabbè, in dotazione in questo caso della palettina, anzi no, utilizzo questo di Custurio, che è un pennello che mi piace moltissimo, sempre piatto, questo così. Vado a prendere il primo colore che abbiamo usato in tutto l'occhio. Non c'è un colore luminoso come punto luce chiaro, però il primo colore che abbiamo utilizzato... No, vabbè, potrei uccidermi per quello che ho appena fatto.
va bene. Ho appena messo un bel pennellazzo lì, ma va bene. Vado a prendere il primo colore, appunto, che è opaco ma ha una leggera satinatura, quindi lo utilizziamo sia come punto luce all'interno dell'occhio e sia sotto l'arcata sopraccigliare, proprio nella parte qua finale, che dà senso proprio di alzare il sopracciglio. Ok, a me potrebbe già andare bene così, però in effetti una cosa la voglio fare. Voglio andare a prendere, ma proprio un pizzichino, il penultimo colore della palette, che è quello diciamo più scuro, proprio poco poco, dopo una pucciatina scarico anche l'eccesso e vado proprio alla fine qua, nella mia V finale dell'occhio. Pochissimo, dopo l'ho pucciato leggermente e sbattuto bene bene l'eccesso, ma lo voglio un pochino intensificare un po'. Poca roba, ma... E vado leggermente in fuori per dare senso di occhio un po' allungato. Riprendo il primo pennello che abbiamo usato per sfumare, sfumo i contorni. E direi che il trucco occhi è terminato. Si possono realizzare tantissimi trucchi, si possono realizzare gli halo smokey eyes, uno smokey eyes, tantissime cose, dai trucchi più naturali e più luminosi da giorno, utilizzando magari la prima parte, si possono creare trucchi appunto più intensi più da sera utilizzando gli ultimi, soprattutto questo, anche uno smokey tutto con questo e magari un colore luminoso tra questi solo al centro della palpebra. Si possono fare davvero tantissime cose, trovo che comunque sia versatile, una palette calda ma versatile, si possono veramente realizzare tantissime cose. Questa è una delle proposte che si possono appunto fare. Io, se non ce l'avete, ve la consiglio onestamente. Se ce l'avete, tiratela fuori, perché io in questi giorni la sto veramente ritirando fuori e ve l'ho fatta vedere appunto anche nei preferiti del mese di giugno, perché a giugno l'ho utilizzata tanto, l'ho proprio ritirata fuori nel mese di giugno e devo dire che sto ancora ogni tanto utilizzandola, mi piace tantissimo. Ve la straconsiglio. Scrivetemi qui sotto, mi avvicino un po', se il trucco vi è piaciuto. Io in questo caso non ho messo eyeliner, perché comunque già l'ombretto è abbastanza, mi dà effetto occhio allungato e quindi non ho messo l'eyeliner, però ripeto, ci possono stare bene un ombretto oro, un ombretto oro rosa, appunto i dazzle liner di Nabla, quindi Royal Blood, per dare proprio un tocco più freddo al trucco. Allontano un po'. Si può, sia Mantra che Original Sin secondo me stanno benissimo, quindi magari Original Sin all'inizio fino a metà e poi Mantra per finire. Sono sempre da dazzle liner di Nabla, un eyeliner marrone o ci sta anche comunque un eyeliner nero, ce la posso fare a parlare. Non metto niente sulle labbra perché oggi non ce l'ho secche di più, quindi preferisco non mettere niente. Però anche qui con un trucco così è sì intenso ma non esagerato, quindi ci possono stare sia dei nude marroncini che magari un marrone più scuro, Fancy di Mulac bellissimo, ci starebbe benissimo Balkist di Nabla, ci starebbe bene il numero 24 dei Cream Lip Stain di Sephora che possiedo, il numero 41 di Sephora, insomma vi sto citando quelli che già qua avete visto in altri video, ma ce ne sono un'infinità, quindi anche un bel rosso ci starebbe benissimo.
Niente, io spero di esservi stata utile, spero che soprattutto a tutti, ma soprattutto alle due ragazze che me l'hanno chiesto, sia piaciuto. Vi mando un bacione gigante, se non volete perdere altri video iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella di notifica, e se questo video vi è piaciuto e se il trucco vi è piaciuto mettete un pollice in su. Ci vediamo con un prossimo video, vi mando un bacione enorme e buona giornata. Ciao!